appunto cose che abbiamo ovviamente condiviso tra di noi. Ieri c'è stata una manifestazione, pare che insomma non ce la ricordiamo, diciamo camuffata per il bene della città, per l'onorabilità, e che sostanzialmente chiedeva a Cialente di revocare le dimissioni. È chiaro che invece noi siamo qui e siamo un'altra parte di città che non chiede a Cialente di revocare le dimissioni. Non le chiediamo e ci siamo autoconvocati, abbiamo avuto il coraggio di essere qui perché evidentemente siamo quelli che non hanno reddito, non hanno diritti e non hanno città e quindi non hanno nessun mezzo per essere ricattati o quantomeno hanno l'onestà intellettuale di riconoscere che questa classe politica ha fallito, questa classe politica di centro-sinistra e di centro-destra si è spartita dalla città in maniera collusa facendone un bottino per, attraverso il clientelismo, attraverso tutte le cose che stanno anche emergendo in questi ultimi giorni. Massimo Cialente è un simbolo, è colui che tiene i fili di tutto ciò. È per questo che noi le chiediamo le dimissioni da almeno dal 2010 e lo chiediamo tanto più oggi perché non possiamo stare al ricatto ancora del commissariamento, al ricatto che non è della ricostruzione, che non si ricostruisce. Abbiamo il bisogno che le cose cambino e pensiamo che al contrario, come dice lo slogan di oggi, non ci potrà essere futuro per questa città, per il bene comune di questa città, senza un cambiamento che auspichiamo da troppo tempo e che adesso è arrivato il momento di attuarlo questo cambiamento. Non siamo assolutamente qui per non si può ridurre l'assemblea di oggi, quello che sta succedendo in questi giorni, che ci hanno riportato a discutere per strada, hanno riportato la politica a convocarci in maniera, ripeto, spontanea questa sera. Noi non c'è stato fatto nessun ordine di partito a venire qua, non facciamo parte di nessun sindacato, siamo autoconvocati e indipendenti e siamo qui perché ci vogliamo stare, perché vogliamo fare politica, perché vogliamo dire la nostra. Io oggi sto dicendo le cose a nome del Comitato del 32, a nome mio, perché voglio dirle, perché anche l'indignazione che ha creato l'ultima ondata che c'è stata di scandalo relativa alle inchieste, è giusto che ci sia in città, sarebbe una città morta, sarebbe una città che non ha neanche più appunto la capacità di reagire a niente, quando invece nel 2009-2010 ce l'avevamo. Sono successe molte cose, noi non crediamo nel neroverdismo, non crediamo che siamo tutti uguali, cioè, crediamo che ci sono invece due città, una che si sta spartendo e che è sotto ricatto e che riesce che risponde alle convocazioni perché evidentemente c'è ancora qualcosa da guadagnarci, e una che invece dice le cose come stanno e non ha più niente da perdere. Quindi non diciamo, come il Comitato del 32, non diciamo che siamo tutti uguali, tutti uniti, perché queste sono parole retoriche che magari fanno più comode a chi il potere ce l'ha in mano, e soprattutto non pensiamo che tutto quello che sta succedendo oggi, questa ondata di indignazione, di movimento, di scambio di opinioni, di politica vera, di una città che ricomincia a parlare, possa essere ridotta a un momento elettorale. Non ci interessa delle elezioni, non lo sappiamo se ci saranno le elezioni, non lo so che se si revocherà le dimissioni o meno, siamo qui oggi perché vogliamo che Cialente se ne vada, ed è per questo che ci siamo all'appuntamento oggi, e vorrei ricordarlo, perché non è che si può sciogliere in 3000 discorsi, di parole, addirittura di persone che vengono qua a parlare qua di metodo, di come si fanno le assemblee. Sì, questo significa perdere tempo, cioè noi stiamo qui per altre cose, non so se è chiaro. Bravo.